Cosa hanno questi ragazzi da festeggiare? E soprattutto, dove mi trovo? Beh, per capire tutto ciò, dobbiamo fare un grosso passo indietro e riavvolgere il nastro. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Mi trovo a Silverstone, sì, esatto. In uno dei circuiti iconici che viene usato anche per la Formula 1 e MotoGP. L'Istituto degli Ingegneri Meccanici del Regno Unito, IMICI in inglese, organizza ogni anno una competizione a livello internazionale chiamata Formula Student. Ed è esattamente come sembra. Gruppi di studenti si sfidano e vince l'auto col pilota migliore. Non gareggiano nel circuito come si potrebbe pensare, sarebbe troppo pericoloso. Infatti esistono diverse prove che ogni team deve passare, comprese delle prove in pista, con cui si prendono determinati punti. Ora, cosa ha a che fare questa competizione con l'informatica? E cosa ha a che fare con me? Sono ottime domande, e ve le spiego subito. Tra le varie competizioni esiste quella di FSI, una competizione dove team di studenti si sfidano con prove di guida, anche su pista, con un veicolo a guida autonoma. I veicoli a guida autonoma costano parecchio, e quello che succede è che gli organizzatori della competizione ne mettono a disposizione un paio per i partecipanti, quindi tutti usano lo stesso veicolo. Tranne un team, quello dell'Università di Coventry, dove loro hanno comprato il loro veicolo a guida autonoma, però è esattamente uguale a quello che danno gli organizzatori. Semplicemente cambiano gli adesivi esterni. Tenete a mente questo dettaglio, che ci tornerà utile verso la fine. Quindi in questo video io non vi parlerò nel dettaglio di come effettivamente sia andata la Formula Students, ma bensì di come si è svolta e come è andata questa competizione di FSI. E il mio punto di vista, come potete vedere dalle riprese che ho fatto, è quello di essere stato là, a viverla, in un luogo che prima dell'ora avevo solamente visto in qualche gioco di Formula 1. Ho appena spiegato come questo video si collega con il tema principale del canale, ovvero il fantastico mondo dell'informatica, ma ciò non spiega cosa io ci faccia là. Un team universitario mi ha contattato per essere il loro advisor, una sorta di consulente. E io ho accettato. Il team si chiama FSTN e loro hanno partecipato a questa competizione per la prima volta. Nel mio ruolo di advisor potevo solo proporre soluzioni ai loro problemi, magari gli passavo qualche contatto quando serviva e anche offerto loro l'uso di determinati strumenti quando serviva. Ad esempio, sono riuscito a procurare loro un'iscrizione annuale a GitLab per il loro progetto, che gli ha permesso di tenere tutto il loro codice e documentazione in un unico spazio condiviso e privato per il loro team. Io ho anche fornito accesso a un server che gestivo io in passato con 4 GPU per effettuare l'addestramento di reti neurali che servivano nel loro progetto. Non potevo aiutarli nel pratico, non potevo mettermi al computer a risolvere i loro problemi nel codice, se la dovevano sbrigare loro per regolamento. E loro, in meno di un anno, perché tutto è iniziato a settembre 2022, quando infatti inizia l'anno accademico, sono riusciti a competere a livello internazionale, arrivando a una posizione piuttosto decente per essere stata la loro prima esperienza. Che posizione? Beh, credo che dovete guardare questo video fino alla fine. La competizione si divide tra prove statiche e prove dinamiche. Le prove statiche sono quelli fuori dalla pista, mentre quelle dinamiche sono in pista, con il veicolo in movimento. Tra le prove statiche abbiamo varie presentazioni a cui io purtroppo non potevo assistere. Sono riuscito a fare queste riprese da una certa distanza. Altre prove statiche prevedevano che il veicolo veniva staccato da terra con dei piccoli carrelli con le ruote e i vari team dovevano dimostrare che riuscivano ad eseguire comandi base al veicolo, tipo sterzare a destra, a sinistra, far girare le ruote per qualche secondo e azionare il freno d'emergenza. E nonostante possa sembrare una cosa molto semplice, tutto può andare storto, come vedremo. E se non si passano questi test statici,
non si fa in vista. Fine dell'avventura. Tra le varie prove dinamiche abbiamo lo skid pad, che è una prova che consiste in un rettangolo di asfalto in cui vengono messi dei berilli e l'auto deve eseguire una sorta di forma a 8. Poi abbiamo la prova di accelerazione, dove l'auto a guida autonoma deve percorrere un tratto rettilineo a una certa velocità e fermarsi entro certi limiti. Poi abbiamo lo sprint, dove i team dovevano far percorrere al veicolo un giro di un circuito sempre delimitato da berilli. E infine abbiamo il track drive, molto simile allo sprint, ma questa volta con 10 giri. Tutte queste prove si sono svolte in un periodo di 4 giorni, tra il 20 e il 23 luglio 2023. Ed è mentre mi trovavo là, nel mio hotel, vicino a Silverstone, che ho pure scoperto di Dream Bird, di cui ve ne ho parlato settimana scorsa. Se ve lo siete persi, andatelo a recuperare. Chiusa parentesi, proseguiamo. Prima di andare a vedere come è andata il mio team, vediamo alcune specifiche tecniche dell'auto a guida autonoma, in particolare tutto quello che riguarda l'apparato informatico. Dentro l'auto c'è un computer che monta un processore Intel i7 di sesta generazione, un po' vecchiotto, una scheda video Nvidia GeForce 1050 Ti e 16 GB di RAM. Inoltre c'è una connessione Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet e USB. L'auto è dotata di un modulo GPS, qualora lo dovesse servire. Tuttavia, questo computer è sprovvisto di un sistema operativo e ogni team deve inserire un disco SATA da 2.5 pollici con il loro codice, incluso il sistema operativo. Per quanto riguarda tutto l'apparato sensori dell'auto, abbiamo una Z-camera che permette di acquisire immagini a colori calcolando anche la distanza degli oggetti. Quindi questo dispositivo restituisce un'immagine a colori e anche una mappa di profondità dove ogni pixel ha un'intensità pari alla sua distanza. Quello che fa è molto simile alla Kinect di Microsoft, anche se usa un approccio totalmente diverso da quello usato dalla Kinect per stimare le distanze. Se volete un approfondimento di come si calcolano le distanze in un'immagine, fatemelo sapere nei commenti. Ritornando all'auto, il veicolo a guida autonoma è dotato di sensori che permettono di determinare l'angolo di sterzata e la velocità delle ruote. Inoltre, ogni team può aggiungere al veicolo tutto un loro apparato sensorio, fin tanto che questo venga approvato dai giudici della competizione. Adesso è l'ora di passare alla competizione vera e propria. I ragazzi della FSTN si stanno preparando per la loro prima prova statica. E ne approfitto per fare le domande. Chiedo a Luis, il caposquadra di FSTN, cosa stia facendo. So, this is another part of our presentation. So, it's explaining the autonomous design. So, the thoughts we've had that have gone into designing the system. So, we've got to explain all the sensors we've used, okay, all the computing power, and our system architecture, and sort of how we've designed the system. But can I ask you this question? If everybody's using the same car, why do you need to specify this? So everyone can use the same car but in very different ways. Okay. So what we're talking about is all of our software. So we can put additional sensors and computing onto the car. It comes with a basic computer, a basic sensor, a stereo camera. We've added upgraded cameras and computing and video jet snoring. So we'll explain why we've done that, the justifications for it, and how we've designed our software as well. And when do you need to give this presentation? So this is tomorrow morning at 9 a.m. So we have to do three of our presentations tomorrow morning between 9 and 11. So this simulation development as well, stuff we've used with simulation when we're not on the car, and also real world AI, which is some case studies into actual impacts in the real world of AI. Okay. All right, so good luck with that. Thank you. Adesso non c'è più tempo da perdere perché i ragazzi della FSTN devono recarsi per la loro prima prova statica, che consiste in due parti. Nella parte A devono far sterzare le ruote, raddrizzarle e poi farle girare per qualche secondo. Nella parte B devono far girare le ruote per 10 secondi e poi attivare il freno d'emergenza. Ci troviamo all'interno di un box al lato della pista. Questi box e la relativa griglia di partenza appena fuori erano usati fino al 2010. Dal 2011 in poi è stata fatta un'altra area box.
con una nuova linea e griglia di partenza. Da quest'altra parte del circuito, tuttavia, fa il suo effetto stare in un luogo dove 13 anni prima poteva esserci il team della Ferrari o quello della McLaren. Una volta sistemato tutto l'apparato sensorio aggiuntivo che il team ha portato con sé, Lewis, il caposquadra, indossa una sorta di marsupio che, tra le altre cose, è dotato di un freno d'emergenza manuale. Il tempo che hanno a disposizione è 30 minuti per dimostrare che il loro programma sia in grado di eseguire quell'operazione di base per manovrare il veicolo. Nel frattempo che i componenti della squadra fanno partire il loro programma e impostano quello che devono impostare, ne approfitto per fare qualche domanda a Lewis. What are these knobs that you twist around? So, that one on the left is low voltage system, which powers all the low voltage items. Okay. The middle one is tractive system, so that powers the wheels okay. and the steering. Then the autonomous system on the right, so okay. that's the AI computer. Yep. Adesso i ragazzi devono proseguire con la loro prova. All'inizio sembra che tutto vada bene. Purtroppo qualcosa non va bene. Questa è la parte B della prova e le ruote dovrebbero girare per 10 secondi, ma il freno di emergenza si attiva prima. Tenete a mente questo dettaglio che ci tornerà utile tra un po'. Sfortunatamente il team non passa la prova, ma tutto non è perso. Possono ancora riprovare, quindi, in puro stile britannico, si va a pranzo per poi, con calma, andare a capire cosa sia andato storto. Dopo pranzo, il team si rimette al lavoro anche perché hanno poco tempo fino al loro secondo tentativo. Mi spiegano che hanno trovato il nome di una variabile scritta male e, vedendoli di buon umore, chiedo: Lui, will it go well? Absolutely. Alright. Li lascio lavorare e vado a farmi un giro nel paddock, che è l'area del circuito appena fuori ai box, non del lato della pista ovviamente. Ci stanno degli stand e mi rego a quello dell'Aston Martin, dove ammiro questo veicolo di Formula 1. Guardate quanto è grosso uno pneumatico quando lo confronto con la mia mano. È enorme! Dopo aver dato un'occhiata al lato dell'Aston Martin, vado a quello della Red Bull, dove non solo loro regalano lattine, ma anche loro espongono la loro vettura di Formula 1. Nonostante non sia un vero fan di Formula 1, comunque è stato bello poterle vedere da una distanza ravvicinata. Invece, queste auto che vedete sono quelle che hanno vinto alcune delle edizioni passate della Formula Student. Questa che vedete qua è quella dell'Università di Glasgow che ha vinto l'anno scorso. Continuo il mio giretto tra droni e MathWorks e poi mi dirigo in box per assistere al secondo tentativo della prova statica del mio team. I ragazzi si preparano e, come poco fa, hanno sempre 30 minuti di tempo per dimostrare quello che sanno fare. Dopo qualche intoppo iniziale, la parte A della prova statica sembra andare bene e, come vedete, l'auto si muove. Tuttavia, se ricordo bene, non sono riuscito a passare la parte B del test statico. Nonostante questo intoppo, non tutto è perduto. Infatti, ci riproveranno il giorno dopo. Il giorno successivo mi reco nel padiglione in cui si stanno tenendo le presentazioni dei vari team. Ovviamente, come vi dicevo poco fa, io non potevo assistere, però da lontano potevo vedere quello che accadeva. E man mano che i ragazzi uscivano, io chiedevo come fosse andata. È importante qua ricordare che i ragazzi stavano partecipando a questa competizione per la prima volta, quindi sì, bene o male, sapevano cosa dovevano presentare, non avevano esperienza su cosa dire e cosa non dire, su cosa esattamente i giudici cercavano in questo genere di presentazione, e infatti, da quello che mi è stato detto, hanno ricevuto commenti costruttivi da parte dei giudici, e questi commenti li aiuteranno per l'anno prossimo. Dopo le presentazioni, il team si prepara per il terzo tentativo della prova statica.
Tuttavia, la giornata non parte bene perché il computer non parte e senza di quello non possono debuggare il codice. Quando anche questo intoppo è stato risolto, i ragazzi si mettono all'opera. Sembrano che abbiano trovato e corretto il bug che ha causato già due fallimenti, perché il problema non era solo quello di un identificatore di una variabile scritto male. Quando il momento arriva, Lewis incide il team. Let's go static the shit out of this. Are you sure? I hope so. Per la prossima prova statica dobbiamo recarci nello skid pad. Poiché la competizione mette a disposizione dei partecipanti solo due auto a guida autonoma, beh, la competizione deve andare avanti e quindi i vari team proseguono con le varie prove per accumulare i punti. Ovviamente, come vi dicevo poco fa, il team dell'Università di Coventry ha la propria auto, anche se, come vediamo, hanno qualche dettaglio ancora da sistemare. Quando arriva il nostro turno, il veicolo a guida autonoma viene alzato e viene messo su dei carrelli e il team si prepara. Lewis indossa come al solito il tasto di emergenza e il resto del team si mette in posizione. Avviene il loro primo test, ma c'è qualcosa che non va. Le ruote sterzano, ma non girano come dovrebbero. Poiché hanno 30 minuti a disposizione, i ragazzi tentano di sistemare il problema e fanno quindi diversi tentativi. Nel frattempo, noto che il team dell'Università di Edimburgo procede con il loro test sullo skid pad, ma anche loro sembrano che hanno qualche piccolo problemino. Nel frattempo, i ragazzi tentano di nuovo, ma le cose sembrano peggiorare. Non so se riuscite a notarlo, le ruote vibrano. Non so esattamente cosa ne abbiano cambiato nel codice, ma qualunque cosa sia, ha peggiorato le cose. Purtroppo i ragazzi falliscono anche questo terzo tentativo, ma si sono prenotati per un'altra prova, sempre nello stesso giorno. Prima di andare a pranzo, il team di Coventry sembra che abbiano risolto i loro problemi e guardate come effettuano un giro completo nello skid pad. Ricordiamo che questo veicolo sta completamente guidando in maniera autonoma, con un qualche algoritmo sviluppato dal team di Coventry che riesce a pilotare il veicolo tra i coni. Mentre vediamo lo skid pad di Coventry, è meglio spendere qualche parola su questi coni, visto che da questo momento in poi li vedremo di frequente. Sono di gomma, quindi se l'auto se li mette sotto, non si rompono, e ce ne sono in diversi tipi e colori. Quelli blu e gialli delimitano il circuito rispettivamente a sinistra e a destra, mentre quelli arancioni più alti identificano la linea di inizio e di fine. Bravi ragazzi, hanno fatto proprio una bella prova. Nonostante non siano del mio team, da un punto di vista prettamente informatico sono molto affascinato da come sia andata la loro prova. Adesso ci richiamo a pranzo e dopo aver preso le energie, i ragazzi si rimettono all'opera per trovare il problema che ha causato ben tre fallimenti nelle prove statiche. Finalmente i ragazzi riescono a trovare il bug e me lo faccio spiegare. So basically there was this two command conflict. Yeah. And one was basically so one was ignored or both of them were ignored. So it would ignore all of them. So we sent a command that we thought would be EBS'd instead. What is EBS? Emergency braking system. So the emergency brakes would be slammed on. And we didn't see that happening, so we thought there wasn't an issue. Turns out the command was being sent in, and it was just being wiped by the FS API. Ah. Let's see how it goes. I've got you a shirt. Did you? Let's see my shirt. I could only get an L, not an XL. Oh, L is alright, thank you. Mentre il team si dedica a risolvere quel bug, io mi dirigo alla postazione di simulazione di Formula 1. Era da un giorno che la guardavo e adesso è giunta l'ora di provarla.
mi faccio spiegare come funziona e per 10 minuti faccio finta di essere un pilota di Formula 1. Questa è la prima e anche l'ultima volta che mi vedete di fronte alla telecamera. Dopo aver terminato il mio giro, mi rego dai ragazzi del team perché è giunta l'ora della loro quarta prova statica. Uno dei veicoli a guida autonoma si trova al di fuori dei box, dove si trovava la vecchia linea di partenza. È stato allestito un circuito per la prova di accelerazione. Mentre attendiamo il nostro turno, il team dell'Università di Edimburgo fa una bella prova di accelerazione. Tuttavia, vogliono riprovarci per battere il tempo. Ma in questo altro tentativo qualcosa va storto e stavano per schiantare l'auto contro il muro che divide la pista con l'area dei box. Per fortuna, il team leader di Edimburgo ha attivato il freno di emergenza in tempo. Quando arriva il turno dei ragazzi, invece, l'auto viene messa sopra i carrelli e in poco tempo riescono a prepararsi. Si inizia con la parte ad altezza statico. Sta funzionando. E tutto funziona. Sentite quello che dico io in quel momento. Sì, funziona, gira anche le ruote. Adesso si passa alla parte B. Le ruote girano, eh? Bravi. La prova statica è superata. Poiché hanno ancora tempo, si affrettano per fare la demo, che è molto simile al test statico, ma su pista. Sono infatti momenti concitati. I ragazzi sono pronti e l'auto si muove. Prova superata. Tuttavia, il loro tempo è finito, quindi non possono provare a fare anche la prova di accelerazione. Oramai che mi trovo là, vedo le performance degli altri team. Adesso è il turno del team dell'Università di Vigo. Si preparano per il loro primo tentativo. Il loro primo tentativo della prova di accelerazione non va benissimo. E neanche la mia ripresa è andata molto bene. E me ne sono pure accorto sul momento. Minchia, me lo sono perso, porco. Fanno un secondo tentativo. Ma niente, l'auto va contro i coni. Subito dopo il team di Vigo va in pista il team egiziano. Il loro primo tentativo non va benissimo. Ci riprovano una seconda volta. Con scarsi risultati. Successivamente va in pista il team dell'Università di Coventry e la loro prova di accelerazione va molto bene. Questa volta sono riuscito a inquadrare anche il loro tempo e hanno percorso il rettilineo in 6.26 secondi. Tuttavia, adesso il tempo è scaduto per tutti perché i giudici devono sgombrare l'aria molto velocemente. E questo perché? La competizione vuole fare una mega foto di tutti i team
con tutte le auto delle università. Quindi da lì a poco tutta quell'area sarebbe diventata così, gremita di gente. E questi momenti di pubblicità che vedete qua ci portano all'inizio del video. Quello che avete visto in apertura erano i momenti finali del secondo giorno della Formula Student. E tutti hanno una gran voglia di festeggiare. Nonostante questo momento di diffusa felicità permea Silverstone, non posso far altro che pensare al fatto che il mio team non potrà mai partecipare alla prova di accelerazione. Il giorno dopo saranno allestite altre prove dinamiche, a cui loro parteciperanno, ma non prenderanno questi punti importanti che dava la prova di accelerazione. La Formula Student è nel vivo della competizione. Vari team si sfidano nelle varie prove per accumulare punti. Da un'altra parte, il circuito di Silverstone è stato preparato un circuito per la prova sprint per i team di FSI. Tuttavia, le condizioni meteorologiche non sono delle migliori. Piove, c'è vento e fa molto freddo. E tutto rischiava di saltare, ma invece lo spettacolo continua. Il team FSTN si prenota per la loro prova e mi accomodo sugli spalti per vedere lo svolgersi delle prove. In quel momento era il turno del team di Coventry e vediamo la loro performance. Dura circa un minuto e secondo me vale la pena guardare cosa hanno fatto. A un altro team invece è andata molto bene. Non so chi siano questi, non ho filmato il loro numero di maglia e per non annoiarvi sto velocizzando il video. Questi qua riescono a fare un giro completo. Invece quest'altri, anche in questo caso non so chi siano, non fanno molta strada. Dopo qualche ora e una squintalata di acqua e vento arriva il nostro turno e i ragazzi si mettono in posizione per il loro sprint. Sfortunatamente le cose non vanno benissimo. Come vedete la macchina sterza immediatamente e va a schiantarsi contro uno dei coni e quindi viene attivato il freno di emergenza. Poiché hanno ancora del tempo fanno un altro tentativo. Adesso lo guardiamo e poi lo commentiamo. Diciamo che per il momento se la stanno cavando in maniera mediocre. Il veicolo ha colpito diversi birilli blu e ne sta ancora colpendo degli altri, però in qualche modo ancora sta andando dritto.
Arrivato a questo punto, l'auto si ferma e non so se lo state notando, come sta piovendo. Stava piovendo quel giorno in una maniera allucinante e infatti, visto che ho preso una sbraccata di vento, acqua, stavo iniziando a sentirmi male. Ed è per questo motivo che dopo questa prova io me ne sono andato in hotel. Nel pomeriggio ho ripreso un po' di forze e sono riuscito a registrare questo video di Breaking News. Infatti, per alcuni di voi, questa camera di hotel poteva non risultare nuova. E sì, in quel pomeriggio registrai quel video. Quarto e ultimo giorno. La Formula Student è nel vivo del suo svolgimento e i vari team stanno dando il meglio di loro per vincere la competizione. Vado dai miei ragazzi e si stanno preparando perché oggi devono riprovare con lo sprint e fare anche il track drive. Questo ultimo giorno credo che sia stato il giorno che io abbia fatto più riprese perché la prova di track drive, cioè 10 giri intorno al circuito, è durata circa mezz'ora. Quindi, utilizzando i potenti mezzi che Adobe Premiere mi mette a disposizione, taglierò e velocizzerò il tutto. Quindi, per voi potrebbe essere, diciamo, la giornata più corta, ma fidatevi che è stata una delle giornate più lunghe. Ma procediamo con ordine. Fortunatamente le condizioni meteorologiche sono migliorate e i ragazzi iniziano quasi subito con la loro prova. Questa volta, come vedete, il veicolo procede molto meglio rispetto al giorno precedente e i ragazzi non hanno cambiato nulla al codice. Il problema era appunto l'acqua che bagnava la Z-Camera perché appunto il giorno precedente pioveva e mandava tutto a puttane. Anche se non l'ho ripreso, i ragazzi hanno fatto, utilizzando un po' di cartone e nastro adesivo, hanno fatto una sorta di visiera stile berretto per evitare che l'acqua potesse intrecciare lo svolgimento della prova qualora avesse piovuto di nuovo. Sapete com'è, nel Regno Unito non c'è mai da fidarsi. Anche se sembra che la prova sia andata tutto bene, in realtà è considerata fallita. Questo perché, per regolamento, l'auto deve fermarsi entro 30 metri dalla linea d'inizio e purtroppo la loro auto si è fermata parecchio dopo. Fanno un secondo e ultimo tentativo, ma purtroppo l'auto si ferma molto dopo, a circa metà circuito. Purtroppo per questa prova non prenderanno punti. Considerando che non hanno fatto la prova di accelerazione, mi ero pure scordato di dirvi che non hanno neanche accumulato punti per lo skid pad. Questo perché quando gli altri team facevano la prova dello skid pad, loro stavano ancora cercando di passare i test statici. E quindi siamo già con tre prove dinamiche in cui non hanno accumulato punti. Tuttavia, fidatevi, non è poi andata così male. I giudici fanno qualche modifica al circuito e si va con il track drive e i ragazzi si mettono in posizione. L'auto parte e, come vi dicevo poco fa, questa prova dura 30 minuti perché l'auto impiega circa 3 minuti per fare un giro e quindi ci vuole il suo tempo. Tuttavia, io ho velocizzato il tutto e i ragazzi hanno almeno preso questi punti perché questa qua l'hanno superata. Infatti, dalle 20 squadre partecipanti, solo 4 hanno preso i punti per il track drive. Ed è comunque importante ricordarci che i ragazzi partecipano a questa competizione per la loro prima volta e secondo me hanno raggiunto un risultato molto importante. Detto ciò, chi ha vinto la FSI? C'è un vincitore globale e poi ci sono i vincitori per ogni categoria di test dinamico. Diciamo che l'Università di Edimburgo ha vinto quasi tutto. Vabbè, c'era da aspettarselo. Avevano vinto anche l'anno precedente e loro hanno sviluppato anche un simulatore che gli altri partecipanti possono usare per testare il loro codice in un ambiente simulato. Vabbè, diciamolo, erano i favoriti della competizione. Anche se io ingenuamente pensavo che i favoriti fossero quelli di Coventry, il fatto è che i team hanno avuto a disposizione pochissimo tempo per smanettare con il veicolo vero e proprio. Poiché ce ne sono solo due, le università le usavano a rotazione e nell'arco di un anno, in realtà è meno di un anno, ogni team lo vedeva 2-3 volte prima della competizione. Invece Coventry, che avevano il loro veicolo, avrebbero avuto molto più tempo degli altri per sbaragliare tutti i concorrenti. In realtà sono arrivati solamente settimi. Guardando le statistiche, mi sono reso conto che hanno preso pochissimi punti nella presentazione. E il nostro team? Beh, hanno preso una dignitosa quarta posizione, appena fuori dal podio, ma ripeto, come primo tentativo, dal mio punto di vista, non c'è male.
Vi lascio in descrizione il link al sito di iMeiki dove potete trovare la classifica finale sia per FSI che per la Formula Student. Ma appunto, chi ha vinto la Formula Student? Questa notizia vi scioccherà e infatti mi sono tenuto alla fine questa piccola chicca. Ha vinto uno dei team dell'Università di Modena. Sì, Modena in Italia. Modena aveva due team, uno con un veicolo a combustione interna e un altro ibrido, credo. Ha vinto il team con l'auto a motore termico e sì, la vittoria della Formula Student è stata italiana. A questo punto è arrivata la fine della mia esperienza qui a Silverstone e me ne ritorno alla mia vita normale. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like e sentitevi liberi di commentare qui sotto. Iscrivetevi al canale e vi ringrazio per aver condiviso questa esperienza con me. E quindi ci vediamo alla prossima.